Passerei a Roberto Volpe, responsabile marketing di Faraone, anche perché Andrea ci ha lasciato alcune perle che secondo me rispetto al vostro intervento si coniugano perfettamente perché voi parlate di sicurezza strutturale, però siete in grado anche di integrare funzioni estetiche e impiantistiche nel prodotto e nei parapetti di cui vuoi parlarci oggi, corretto? Sì, procedo con la condivisione dello schermo intanto. Dovresti abilitarmela cortesemente. Già, vai, riprova, scusami. Ok, a posto. Ecco qui, dovreste vedere il mio schermo. Sì. Presentazione. Ok. Esatto, Fabio. Noi in Faraone Architetture Trasparenti, per chi non dovesse conoscerla, ci occupiamo di sistemi legati al mondo del vetro. Qui, diciamo, vedremo oggi prevalentemente quelli che riguardano i parapetti nelle tribune, però il fattore estetica e sicurezza, i due fattori estetica e sicurezza sono i dominanti. Quindi appunto adesso mi piacerebbe riallacciare un po' tutti i discorsi perché anche io ho preso appunti durante tutto l'intervento di chi mi ha preceduto, che ringrazio, però magari forse saranno punti che affronteremo in un secondo momento, in un secondo intervento. E procediamo direi con il tema di oggi, che è appunto tecnologia del fotovoltaico applicato ai parapetti, quindi produzione di energia, però legata ad un livello di estetica e sicurezza controllabili. Allora, vado avanti perché ho visto che il tempo, diciamo, è passato, è stato tiranno come in questo caso. Scorro queste immagini per appunto mostrare alcuni prodotti, alcuni progetti che di cui ho curato e servono anche un po' a mostrare quelle che sono le varie tipologie di sistemi, le varie tipologie di sistemi che sono prodotti dalla Faraone. Quindi abbiamo visto parapetti, scale, pensiline, facciate e diciamo cosa c'entra oggi Faraone con il mondo degli impianti sportivi? Ecco. Negli anni abbiamo maturato un'esperienza tale da riuscire a intervenire in modo puntuale con dei sistemi ad esempio di parapetti e divisori in tribuna, piuttosto che pensiline, coperture per i giocatori, piuttosto appunto facciate, piuttosto che passerelle. E siamo arrivati fino alla soluzione fotovoltaica, quindi dare un sistema con fotovoltaico integrato all'interno di un parapetto che in zone dove non è necessaria una visibilità, appunto perché il concetto del parapetto tutto vetro quindi serve appunto per abbattere le barriere visive e per dare sicurezza alle tribune, comunque dove viene inserito, in questo caso può svolgere un'altra funzione, una sua funzione, quindi di produzione di energia, appunto laddove ha delle esposizioni favorevoli. Questo è un sistema che è stato studiato sia da noi che da Energy Glass, dove ho visto, insomma, è stato inserito in diversi progetti in precedenza. E questa è una soluzione per il residenziale. La stessa tecnologia, appunto, come vediamo, può essere applicata in un impianto sportivo. Quindi, il parapetto fotovoltaico, nasce appunto per offrire una soluzione innovativa, in questo caso con celle bifaciali, studiata per le architetture trasparenti. Quindi un po' in dettaglio per capire, in altri interventi che abbiamo fatto, innanzitutto ringrazio appunto Fabio per averci insomma accolti, per averci presentato questo bel progetto
di webinar e altri eventi che abbiamo fatto dove pure Fabio ha partecipato, eventi legati agli impianti sportivi. Abbiamo mostrato come no, nostra prima prima primo, primo fattore, prima nota, primo punto di brief di progetto è proprio legato alla sicurezza. E anche in questo caso siamo riusciti a mantenere la sicurezza necessaria a seconda della destinazione d'uso, unito all'utilizzo di celle fotovoltaiche. Qui abbiamo un sistema tutto vetro, quindi con un sistema un profilo in tecnologia in alluminio e vetro, oppure in abbinata con parapetto con colonnine e vetro fotovoltaico. C'è la possibilità di inserire la stessa tecnologia anche nelle pensiline, e quindi diciamo queste sono un po' le novità tecnologiche che da poco abbiamo messo a disposizione dei progettisti e poi di chi lo volesse installare. Quando parliamo di sicurezza, intendiamo questo, cioè adesso noi andremo a dare degli accenni, però noi dobbiamo andare ad evitare assolutamente che ci siano ancora dei casi come in questo caso, qui siamo ad Amiens, di cadute, quindi di incidenti dovuta alla non messa in sicurezza delle tribune. Invece, siamo più per questa opzione dove uno può vivere un parapetto, ci si può appoggiare tranquillamente e allo stesso tempo, come vediamo qui, consente di vedere, di avere una visuale, una bella visuale da dietro il parapetto. Quindi no, qui vediamo la scena prima, quindi la calca dei tifosi e poi vediamo la scena dopo. Quindi questo qui non deve assolutamente accadere, in questo caso non è accaduto nulla. Nel senso, non ci sono stati morti, sono stati comunque una trentina di feriti, però appunto dobbiamo assolutamente evitare episodi come questi. Quindi l'invito è a rendere sicuri le tribune di stadi, palazzetti, piscine e centri sportivi. Adesso se sei d'accordo, Fabio, proseguo, vado un po' veloce, salto questo punto dove va a descrivere la tecnologia che è utilizzata. Voglio semplicemente rimarcare che ci deve essere l'attenzione verso appunto tutte le nuove normative, verso la facilità di posa e verso il design, l'estetica, le finiture, quindi da dare a disposizione del progettista. Ecco, qui noi parliamo di valori. Questo è un pacchetto tecnologico che parte da 200 kg e arriva a 1000 kg. Però appunto parliamo di valori elevati, frutto di studi, frutto di prove, quindi non sono valori legati al caso. Quindi questo pacchetto tecnologico brevettato è diventato il punto di riferimento per il settore ancora ad oggi. Infatti basta pensare che nessun altro arriva a 1000 kg di spinta, cioè questo è un livello di mai raggiunto finora, ed è proprio per questo motivo, questo è uno dei motivi, un aspetto tecnico per il quale noi siamo riusciti sempre di più a collezionare dei bei lavori legati al mondo degli impianti sportivi. E non solo, però adesso ci concentriamo su questo, quindi poi vedremo una rapida carrellata. Vi invito a visitare il canale YouTube e a guardare questo video che è legato appunto alla sicurezza, e quindi vedrete le prove di spinta ai quali noi sottoponiamo i nostri sistemi. Questo è ancora un altro argomento, quindi numeri legati alla sicurezza, uscite legate alla sicurezza. E quest'ultimo documento raccoglie tutto il nostro know-how, tutti i nostri dati legati ai sistemi. Quindi sono dei dati che poi, tra l'altro, hanno contribuito
alla creazione delle nuove normative, perché noi li abbiamo girati tutti per intero, insomma, a chi si è occupato di stendere queste nuove normative, e poi abbiamo dato anche dei riscontri, cioè andando a puntualizzare quelle che era il nostro punto di vista, frutto appunto dell'esperienza. Quindi numerosi test sia in tutto il mondo. E l'invito è quello appunto di verificare sia la validità degli attestati di prova, quindi richiedere il rapporto completo, sia la verifica della norma di riferimento e sia la verifica della sequenza di prova. Verificare appunto che non ci siano trucchi in fase di prova, quindi dove vengono effettuate le prove, se l'applicazione è su cemento, la prova deve essere su cemento. Poi la verifica di un corretto pacchetto tecnologico, quindi in questo caso la tecnologia Faraone si sposa con una determinata tipologia di vetro, temperato, stratificato, con uno spessore che varia a seconda della resistenza che deve assolvere. E poi c'è la parte dei test e dei collaudi. Questo aspetto è importantissimo, perché noi ci teniamo, perché è la prova del 9 per verificare se ci sono state un po' insomma, sono stati dei tranelli in fase di consegna di documenti, o piuttosto in fase di dati inviati. Cioè, quindi il test in cantiere e il collaudo sono due elementi chiave per dimostrare che la tecnologia impiegata è valida. Questo perché appunto occorre stare tutti quanti tranquilli anche sulla posa in opera, sui fissaggi, su quello che appunto riguarda la sicurezza. Ecco, vediamo una carrellata di impianti sportivi. Qui siamo allo stadio di Bergamo. Qui siamo a Tirana, il nuovo stadio di Tirana. Qui l'architetto in questo caso ha spinto per garantire la massima visibilità, oltre che le prestazioni, ha spinto per l'uso di un vetro extra chiaro. Qui siamo a Torino, centro sportivo Juventus. Qui Roland Garros, prima della copertura. Quell'anno scorso è stato coperto interamente. Quindi, a seconda della zona, ecco, ci tengo a dire questo aspetto. Noi ci teniamo a dialogare con il progettista in modo da riuscire a trovare la giusta soluzione, la soluzione più corretta, e garantire tutta la sicurezza appunto richiesta dalle normative. Qui siamo ancora a Roland Garros, stadio di Udine. Ecco, come in questo caso abbiamo appunto questa parete divisoria tra le tifoserie, alta 2,70 m. Qui siamo alla piscina Felice Scandone, progettata dall'architetto Pettene. Quindi sono state sia le Universiadi, però sia gare internazionali di nuoto. Ecco, questo è il progetto dell'architetto Pietro Vittorio, siamo a Maniago. E ecco, diciamo che dietro questa trasparenza, leggerezza, c'è tanta sostanza, appunto, grazie, alla continua innovazione tecnologica che, quotidianamente, abbiamo qui in azienda. Ecco Fabio, io avrei voluto insomma parlare un po' di più del manuale vetro e impianti sportivi, però appunto vedo che l'ora è avanzata, quindi per chi volesse faccio questo invito a cliccare sul link che
che Fabio adesso Sì, ho scusa. già condiviso in chat il link che ci avevi inviato, quindi a disposizione di tutti. Sì, e i primi 30 riceveranno direttamente il cartaceo, quindi poi se scrivete il vostro indirizzo per intero avremo modo di inviarvi il cartaceo. All'interno del manuale vetro e impianti sportivi c'è un percorso appunto legato sia all'eleganza sia all'attrattività. Diversi colleghi hanno parlato di attrattività dell'impianto sportivo, sia di funzionalità e sicurezza. Quindi diciamo che tra l'altro ci sono degli interventi, ringraziamo appunto anche in diretta l'intervento dello studio Pettene, e quindi servono appunto gli interventi per capire qual è il pensiero, qual è la visione da parte di un architetto sull'impianto sportivo. Ci sono anche altri punti, però appunto magari in questo momento, questi tempi, diciamo basatevi sulla fiducia, e vi invito appunto a scaricare questo manuale. Il Per quanto manuale, riguarda. preciso, Roberto sarà anche presente nelle email di follow-up e online, quindi insieme a tutte le slide dei relatori di oggi. Sì, ecco, l'avrei voluto presentare un po' in modo più elegante, però diciamo va bene anche così, poi nelle mail di follow-up ricevere tutto quanto. Sempre in termini di innovazione, ogni 3 anni noi innoviamo, in questo caso la nostra linea di punta, e anche quest'anno lo andremo a fare, quindi tutti con le orecchie drizzate, perché appunto vedremo un bel aggiornamento sul sistema. Campus Faraone, ultime due parole, è la piattaforma per chi volesse approfondire la propria formazione sulle architetture trasparenti, quindi campusonline.faraone.it. Anche questo la troverete nelle mail di follow-up. E chi ha necessità di approfondire il tema degli impianti sportivi può farlo inviando un'email a faraone.it. Oppure attraverso i canali di Sport e Impianti. Grazie. Grazie Roberto.